Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Siamo nella prima puntata in esterni della nostra seconda stagione di Stampa e Vangelo. Siamo, come vedete, protetti dalla splendida pietà da Maria che accoglie il corpo di Gesù Cristo deposto dalla croce. C'è anche il coniglietto di Clara, eccola, vedete, eccola qui, c'è il coniglietto di Clara e dunque siamo tutti pronti per la diretta di oggi di Stampa e Vangelo. Ciao Mary Rossi, ciao Prisca Vegni, ciao Alessandra Mondelli, ciao Susi Esti, Ninnarello, un abbraccio a tutti voi. Come sempre c'è Luigi De Novellis da Napoli, c'è Antonella Bagno. Come sempre, mentre siamo in avvio di puntata, per farla arrivare a più persone possibili, un mi piace, un condividi alla diretta sul vostro profilo, se ci riuscite. Ci sono state delle difficoltà tecniche sul tasto condividi, ma pare, spero, siano risolte. E potete, se potete, invitate i vostri amici a seguire la diretta, quindi direttamente uno per uno potete fare invita alla diretta ai vostri amici. Giuseppe Brienza subito introduce il tema del giorno, l'insabbiamento dello Ius Soli. Abbiamo titolato anche sul quotidiano La Croce, come su tutti i quotidiani, devo dire oggi l'apertura è unanime per certi versi. Allora, visto che Adriano Pelandi dice che siamo 51 e è il primo minuto di trasmissione, vogliamo fargli sapere che le prime due puntate sono state viste da 15.000 persone? Ecco, facciamoglielo sapere. 15.000 persone hanno seguito in diretta o in differita le prime due puntate di Stampa e Vangelo. Facciamogli vedere al caro Adriano Pelandi che non siamo 61. Basta fare nei primi minuti il nostro lavoro di mi piace, condividi e invita gli amici a seguire la diretta per far vedere quante connessioni contemporanee fa il popolo della famiglia TV. Non sono poche, in tutta evidenza. Clara ha pretesa di partecipare alla diretta oggi, vero? Proprio vuoi partecipare alla diretta, c'è niente da fare, eh? Proprio vuoi stare qui con papà tuo. E vabbè, guarda tutti, saluta, e poi papà deve lavorare però, eh? Deve cercare di parlare a tutti quanti. Come si chiama il coniglietto? Coniglietto. Si chiama Coniglietto, abbiamo dato un nome facile, va bene, grazie alla guest star di oggi. Buongiorno a Sandra Mattioli, a Francesca Marzoli, a Piera Giacometti, Anna Maria Corradini. Allora, vi chiedo davvero un mi piace e un condividi e noi cominciamo, come ogni mattina, con la lettura della pagina del Vangelo di oggi. Grazie a chi dice saluta Clara, Mary dice bellissima figlia. Ieri ho pubblicato la foto della figlia grande, quella di 21 anni, su Instagram. Subito mi ha scritto elimina perché non era abbastanza bella secondo lei. Vabbè, insomma, le figlie femmine sono vanitose, che ci posso fare, insomma. Allora, dicevo, come sempre cominciamo al mattino con la lettura della pagina del Vangelo. Oggi siamo nel Vangelo di Luca, capitolo 6, come ieri, siamo nei versetti successivi, i versetti che vanno dal 20 al 26, particolarmente forti e significativi per noi del popolo della famiglia, per noi che siamo nella sequela di Cristo. In quel tempo, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando, e vi insulteranno, e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.
guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. D'accordo? Questa è la parola di Dio di oggi e è una pagina evangelica che parla evidentemente a noi in maniera estremamente diretta. Estremamente diretta, e vorrei davvero che la mandassimo a memoria questa pagina del Vangelo di Luca, perché è evidente che noi siamo odiati, messi al bando, insultati, respinti, ma se siamo cristiani sappiamo che dobbiamo rallegrarci di questo. Perché grande sarà la nostra ricompensa e dunque la nostra testimonianza non deve essere in alcun modo frenata dalla condizione degli odiati, dei messi al bando, degli insultati e dei respinti. Anzi, per certi versi, attraverso questo elemento comprendiamo la difficoltà del nostro percorso. Cristina Zaccanti dice: manca il condividi. Ecco, ad alcune persone manca il tasto della condivisione. Ora, io non so, mi hanno spiegato che chi ha fatto richiesta di amicizia e ha ancora la richiesta d'amicizia pendente potrebbe avere questa difficoltà. Credo sinceramente che la stragrande maggioranza possa risolvere la questione. Stiamo però preparando una sorta di vademecum per spiegare come risolvere la mancata condivisione da parte di qualcuno. Però appunto perché a molti manca il tasto condividi, tutti quelli che vedono il tasto condividi, per favore facciano la condivisione della diretta sulla propria pagina. Basta fare condividi, il tasto si preme e la diretta viene condivisa sul proprio profilo. E invece chi non ha il tasto condividi, faccia invita alla diretta. Quindi un tasto in cui invitate i vostri amici alla diretta. Bobac Falamachi dice: oggi niente avviso, ma sei una certezza. Ecco, oggi è pure mancato l'avviso, la notifica da parte di Facebook della nostra diretta. Che dobbiamo fare? Funziona così, evidentemente qualcuno ha deciso che le dirette di stampa e Vangelo devono essere in qualche modo ostacolate, ma noi andiamo avanti, le produciamo, ricordo che poi dopo la diretta il video viene messo a disposizione di tutti via Facebook, quindi si può riascoltare volendo in differita e in più il gruppo della redazione guidato da Francesca Centofanti, Manuela Pongiluppi e Leuteri provvede anche a, come diciamo, tubizzare, cioè a fare lo YouTube, il video YouTube della diretta di stampa e Vangelo. Come spiega Massimiliano Amato, che nel frattempo saluto, bisogna copiare il link e incollarlo come per fare un post e poi pubblicarlo. Ora, perdermi dietro a tutte queste difficoltà tecniche che ci vengono costruite apposta per non avere la diffusione che potremmo avere di stampa e Vangelo, ci fa perdere un po' di minuti, però è utile. Forse la cosa più importante è che chiunque ha in questo momento il tasto condividi evidente davanti a sé faccia la condivisione sulla propria pagina del profilo e inviti direttamente con il tasto invita alla diretta tutti i propri amici in maniera che sia chiaro quello che stiamo facendo, insomma, che è una puntata particolarmente importante. Perché? Perché intanto, come dice Angelica Bosio, oggi sono stropicciato, un pochino sì, la maglietta è un po' così, insomma, ho messo una maglietta più light perché era una prima da esterni, quindi ho messo una maglietta da spiaggia, diciamo così. E poi perché parliamo di questa notizia? Allora, alla Camera, ieri è stata notizia dell'approvazione della legge liberticida contro la propaganda fascista. Non sono fascista, mai stato fascista, lontanissimo dai fascisti. Ma una legge che dice che non posso avere il vino perché c'è l'etichetta di Benito Mussolini, perché sto facendo propaganda al partito nazista, fascista, mi sembra semplicemente una stupidaggine, una grande stupidaggine. Vabbè, questo ha fatto la Camera come produzione ieri. Tutte le grandi emergenze abbiamo prodotto cosa ieri alla Camera dei Deputati? L'approvazione con 261 voti favorevoli di un reato d'opinione punibile appunto fino a 6 anni.
a 2 anni di carcere per la propaganda del partito fascista. E vabbè, non era l'emergenza principale, diciamo, insomma, no? Nel frattempo, però, una buona notizia è arrivata perché è stata affossata, almeno per il mese di settembre, la calendarizzazione della cosiddetta legge sullo ius soli. Reazione dei ben pensanti a questo affossamento della legge, ovviamente alzata di scudi, e in più oggi su Repubblica l'apertura del giornale, attenzione, quella che noi ieri abbiamo dedicato a Asia Bibi per capirci, l'apertura è sulla paura che hanno gli italiani degli immigrati. Secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti, che poi fa tutta una sua riflessione, il 46% degli italiani si sente in pericolo davanti agli immigrati, e sottolinea Ilvo Diamanti che si tratterebbe il dato più alto da 10 anni a questa parte. Ovviamente c'è subito una qualificazione: hanno paura gli anziani, hanno paura gli ignoranti, quella scolarizzazione bassa, e hanno paura quelli di destra. Insomma, l'articolo di Repubblica serve a dire che non bisogna avere paura, e chi ha paura è uno scemo, sostanzialmente. E dunque parla infatti di sensazione di scarsa protezione, come se la scarsa protezione non fosse un fatto. Come se la scarsa protezione non fosse un fatto. Ora, avete davanti, come non avete davanti un fascista, non avete davanti evidentemente un razzista o uno xenofobo. Io sono nato da una mamma immigrata extracomunitaria. Ho il passaporto extracomunitario perché sono australiano di origine. E dunque nulla è più lontano da me da qualsiasi ragionamento di tipo xenofobo, però sono allo stesso tempo una persona di numeri. E allora mi chiedo: ma gli italiani che hanno paura degli immigrati sono dei matti? Sono gli xenofobi? L'Italia è un paese razzista? Ci sono ragioni di tipo ideologico? Sono ignoranti e sono di destra quelli che hanno paura dello straniero? E la risposta, amici miei, si dà guardando i dati, come sempre, con i numeri, quelli che troverete con una mole infinita in O Capiamo o Moriamo, che è il libro che uscirà il 23 settembre e presenteremo alla festa nazionale del Quotidiano La Croce a Riolo alle 15:30 con Costanza Miriano. Allora, i dati, no? Ok, un po' di numeri. Voi forse sapete, primo giorno di scuola in questi giorni per tutti gli studenti italiani, bene, sappiatelo, che 650.000 studenti di scuola superiore sono consumatori abituali di droga. 650.000. Dai 15 ai 19 anni, d'accordo? Dai 15 ai 19 anni, 650.000 nostri figli consumano abitualmente, prevalentemente cannabis, marijuana, hashish, droghe sintetiche, MDMA, che rivediano prevalentemente nei locali e nelle discoteche, e poi oppiacei come l'eroina e la cocaina. Questo riguarda 650.000 nostri figli. Chi è che dà ai nostri figli la dose di marocchino che i nostri figli si fumano? 650.000 nostri figli si fumano quasi coccolati da società, stampa e dai teorici della liberalizzazione. La dose di marocchino, dovete saperlo, gliela dà un marocchino. E non è razzismo, è un dato di fatto. Il 90% della gestione territoriale, cioè dei cosiddetti pusher di strada, in particolare sul fronte droghe sintetiche e hashish e marijuana, è composto dalla comunità marocchina, tunisina, algerina. Questo è un dato di fatto che deriva ed emerge dai dati del Ministero della Giustizia, non un dato dei razzisti, è un dato di fatto. Quindi, se voi trovate al parchetto o al baretto o al locale lo spacciatore o il pusher da casa, sappiate che nel 90% dei casi trovate davanti un cittadino marocchino, egiziano, tunisino o algerino. Questo è un dato di fatto. Poi Laura Percoco consuma il marocchino e dice: meno male che ci stanno sti marocchini. Io sono un papà e invece penso che mia figlia il marocchino non se lo deve fumare,
E quindi sono preoccupato dall'innervamento per strada, in ogni angolo, in ogni parchetto, in ogni bar, in ogni locale che frequenta, di offerta WhatsApp, offerta Facebook, offerta Messenger di materiale di questo genere. Mary Rossi dice: ne sappiamo qualcosa noi a Padova, crocevia della droga. Io sono andato a Padova 3 volte per la campagna elettorale di giugno, nell'ultimo mese dunque elettorale. In 3 volte che sono sceso alla stazione di Padova, io ho trovato semplicemente un luogo presidiato da comunità straniere che stavano spacciando a cielo aperto. Stavano spacciando a cielo aperto, era visibilissimo. Scendete dalla stazione di Padova, c'è un arco di non più di 35-40 metri in cui sono aggregati gruppi di spacciatori. E Mauro Chialastri ci conferma, basta vedere chi spaccia al Pigneto, chi spaccia a Milano. Sono sceso alla stazione di Monza, vedete, io da 4 anni faccio nient'altro che il viaggiatore per i lidi dell'Italia. Ho fatto 400 convegni tra presentazioni di tour Voglio la Mamma e convegni di campagna elettorale. Quindi sono stato in 400 piccoli, medi e grandi centri. Questo è il dato. Poi Danilo Leonardi, che qui deve firmarsi Edoardo Leone perché l'hanno imbavagliato 10 volte su Facebook, dice: il marocchino a scuola si può avere, cioè il consumo di hashish a scuola va benissimo, però dall'obelisco del Foro Italico dobbiamo scalpellare la scritta Dux. La nevrosi della politica è totale, dice Danilo Leonardi. Questo per quanto riguarda i ragazzi, no? Vediamo un altro consumo criminale, il consumo di prostituzione. Il racket della prostituzione fornisce strumenti, diciamo così, di piacere a 9 milioni di cittadini che vanno a offendere la dignità delle donne. Chi sono queste donne? Il racket gestisce nella stragrande maggioranza dei casi prostituzione nigeriana, slava, transessuali sudamericani. Questo è il dato della prostituzione, non sono numeri nostri, sono numeri dell'Associazione Giovanni XXIII, sono numeri del Ministero della Giustizia, sono dati, non sono elementi. Cioè, il 46%, dice Repubblica, degli italiani ha paura perché ha una sensazione di scarsa protezione, come fossero dei matti, no? Che hanno elementi di visionari perché sono scemi, perché sono ignoranti e perché in questo modo temono ideologicamente l'altro da sé, cioè lo straniero. Ragazzi, qui o si risolve la questione della bomba criminale su cui siamo seduti, oppure continuiamo a avere dati di questo genere. I residenti stranieri in Italia sono l'8%, meno di 1 su 10. Nei casi di stupri di donne, lo stupro di donne viene praticato 4 volte su 10 da cittadini stranieri, da immigrati. Allora, questo dato, che è un elemento numerico non contestabile, statistico, su 2000, lo dico proprio con i numeri precisi, su 2333 stupri avvenuti quest'anno in Italia, 904 sono stati compiuti da cittadini stranieri. Equivale al 39% degli stupri, tenendo presente che la popolazione straniera residente in Italia è l'8% della popolazione. Se un 8% della popolazione si trasforma nel 39% del totale degli stupratori, evidentemente c'è un'incidenza criminale all'interno di questa comunità. Sono dati, non è una chiacchiera. Che lo spaccio minuto per strada, nei locali, in discoteca, sia in mano alla comunità marocchina, tunisina, algerina ed egiziana. È un dato di fatto, non è una percezione, una sensazione di paura. È un dato di fatto, camminiamo per strada. Se il racket della prostituzione è fatto da nigeriane, slave, trans, sudamericani, questo è un dato di fatto, è il mercato della prostituzione che è così. Allora, chi guarda questo e sa delle rapine, degli atti di violenza contro la proprietà e tutto questo in mano a una percentuale significativa, come ad esempio a 50.000 rom che praticano la microcriminalità quotidiana nelle nostre città, questi sono dati di fatti, non è razzismo.
non può essere un dato razzista, è un dato che deve spingerci a dire come troviamo la soluzione. Se la soluzione doveva essere quella della legge sullo ius soli, ed è evidente che oggi noi diciamo meno male che è stata affossata la legge sullo ius soli, perché se non risolvi questo problema, che è un problema, uno dei tanti, perché poi in O capiamo o moriamo troverete quattro bombe che sono sotto il nostro sedere in questo momento relative alla presenza straniera in Italia, ma questo tipo di elemento deve essere in qualche modo normalizzato prima di poter giungere alla soluzione folle che purtroppo la nostra politica ha già cominciato a risolvere. Qual è questa? Quella di nazionalizzare gli stranieri. Noi siamo in una condizione per cui nel 2016 abbiamo dato 205.000 cittadinanze italiane a cittadini extracomunitari. 205.000, attenzione, leggetela questo numero, 205.000 è un'enormità, equivale peraltro al dislivello tra nati e morti nell'anno. In Italia abbiamo perso più di 200.000, tra la differenza tra denatalità e mortalità è di questo numero, abbiamo sostituito con 205.000 cittadinanze italiane, quindi questi non sono neanche più stranieri, li abbiamo proprio immessi nella nostra condizione. Quanti ne mette la Germania? Quanti ne metti la Germania? La Germania ne mette di cittadini ogni anno 100.000, 106.000, noi il doppio, e la Germania è una popolazione straniera residente molto più ampia della nostra. Non ho mai visto cittadini italiani spacciare, certo che li ho visti, sono una minoranza, è un dato di fatto. E ancora una volta, chiunque abbia esperienza di mercato di droga, e basta vedere i dati carcerari, rispondo a Marco Esposito che dovrebbe fare il giornalista e quindi i numeri dovrebbe conoscere, se il dato dello spaccio territoriale di droga è in mano a comunità straniere al 90%, che poi si trasforma nel 38% della popolazione carceraria, per essere chiari, questo è un dato abnorme. Se tu sei l'8% della popolazione residente, sei il 90% degli spacciatori di marocchino, di hashish, di marijuana, di cannabis, di MDMA, questo pone un problema. Esistono anche spacciatori italiani? Sì, esistono. Sono minoranza. È incredibile, no? È un dato. Ma esistono mafia e camorra? Certo. Dove vanno a approvvigionarsi di hashish la mafia, in particolare la camorra e la mafia siciliana? Vanno a approvvigionarsi nel nord del Marocco, in una valle, dove vanno a prendere il materiale a 1000 euro al chilo, lo sezionano, come si dice in gergo, lo tagliano, lo mettono in dosi e con queste dosi inondano il nostro territorio di materiale preso nel nord del Marocco. Doveva approvvigionarsi l'andrangheta di cocaina? Evidentemente dalle rotte che partono dal Sud America. Questi sono dati, io non lo pongo in termini razzisti, xenofobi, non ho nessun interesse a dire è cattivo lo straniero. È il problema, però, perché se questo si trasforma in un dato oggettivo, misurabile, non contestabile di criminalità sul nostro territorio, per cui se io cammino e vado in un parco trovo l'assembramento degli spacciatori marocchini, se vado dal kebabaro trovo lo spacciatore algerino, se vado nel locale trovo il tunisino, questo elemento lo pongo come problema, me lo pongo come esponente di un movimento che si chiama Popolo della Famiglia, che non vuole che i propri figli si droghino, che non vuole che i mariti vadano a mignotte, che non vuole che le donne vengano stuprate. Allora quello che ci dobbiamo porre come problema è come risolvere l'elemento di criminalità. Non dire all'italiano sei razzista, sei fascista, sei come Salvini, sei ignorante, sei una bestia, perché semplicemente si guarda intorno. La soluzione è inevitabilmente riuscire a comprendere come fanno certi paesi, come fa la Spagna ad avere una densità di presenza straniera estremamente inferiore a quella italiana, pur avendo lo stesso perimetro di costa, anzi essendo addirittura estremamente più vicina, per esempio, al Marocco, con cui è sostanzialmente confinante se non fosse lo stretto di Gibilterra. Punto di domanda.
Ora, questi numeri ci chiedono di guardare le soluzioni che ci sono nel mondo e dire, per esempio, che se la Germania con il doppio della popolazione straniera residente dà solo 100.000 cittadinanze l'anno, mentre noi ne diamo 205.000, questo potrebbe essere un problema. Ora, se la Spagna ha avuto 8.000 sbarchi e noi nell'arco degli ultimi 12 mesi ne abbiamo avuti 200.000, pur essendo tutte e due nazioni affacciate sul Mediterraneo, tutte e due nazioni con vastissime coste, e anzi la Spagna è estremamente più vicina, per esempio, al territorio africano, noi ci dobbiamo porre il problema: perché vanno in 8.000 in Spagna e in 200.000 da noi? Allora, questi elementi sono punti di domanda su cui la soluzione è evidentemente di natura politica. Se partiamo da un dato non ideologico, se partiamo dal dato che dire che non vogliamo questo radicamento dello spaccio, non vogliamo questo radicamento della prostituzione, non vogliamo che le nostre donne siano stuprate, non vogliamo una criminalità diffusa contro la persona e contro la proprietà che è in mano a persone di altre nazionalità, questo non è un elemento di natura razzista, non è un elemento di natura xenofobo, è una proposta politica che vuole salvaguardare gli italiani nella loro sicurezza. Gli italiani non sono incerti, insicuri, impauriti perché sono razzisti, sono incerti, insicuri e impauriti perché vedono quello che sul territorio si produce in termini reali, concreti, non ideologici, non di scontro PD contro Lega, per cui uno tifa la maglietta del PD e deve dire che va benissimo lo straniero in Italia e quello leghista dice che bisogna sparargli. Questo è ideologia, questo è gioco elettorale. Qui noi dobbiamo dedicarci all'analisi dei fatti concreti. Le famiglie fanno questo: se vedono un figlio che si va a comprare il marocchino dal marocchino, farà in modo che questo non avvenga più, e questo non avviene in due modi: o attraverso una azione dello Stato che impedisca al marocchino di vendere il marocchino al mio figlio, oppure un'azione educativa nostra molto forte sui nostri figli. Forse l'unione di questi due elementi, se Stato e famiglia si alleassero, e attraverso questa alleanza etica riuscissero a produrre una diminuzione significativa del consumo di marocchino, perché i genitori hanno fatto il loro mestiere e non fanno drogare i figli, controllano, verificano, rompono le scatole, se ne fottono delle teorie del politically correct sulla privacy dei figli, la invadono, guardano i social, guardano WhatsApp e cercano di capire cosa fanno i figli, ostacolando i loro comportamenti sbagliati. E allo stesso tempo lo Stato mi toglie dal parchetto sotto casa il marocchino che vende il marocchino, questa alleanza probabilmente costruisce un elemento positivo per la nostra società. E noi di questo stiamo parlando. Da sempre chiediamo una rinnovata alleanza in cui le idee della famiglia sana, naturale e sana, siano salvaguardate da un concetto dello Stato che sia adeguato a questi valori, non dello Stato che diventa lui stesso pappone, lui stesso spacciatore, la liberalizzazione in ogni fregnaccia, perché questo ci racconta Roberto Saviano come soluzione, no? La soluzione è il contrasto ai comportamenti sbagliati e sapendoli individuare e attaccandoli sui centri di interesse. E allora questi sono gli elementi che Repubblica avrebbe dovuto sottolineare. Avrebbe dovuto dire: il 46% degli italiani si sente in pericolo. Perché? Per questi dati, che sono dati oggettivi. Non dire si sente in pericolo perché sono ignoranti, di destra, hanno una scolarità medio-bassa e sono anziani. E questo è un gioco ideologico, senza stare nella realtà, la realtà che invece la famiglia vive concretamente. Dice Vladimiro Campello: come genitori io e mia moglie abbiamo paura di far uscire in bici mia figlia la sera, e abitiamo in una città di provincia come Cordenons, in provincia di Pordenone, dove peraltro governa il popolo della famiglia. Pensate un po', pensate un po'. Saluto Claudio Parisini, saluto Giancarlo Stival, che dice: cerchiamo un altro De Gasperi. Grazie per il paragone, diciamo così. Me la sento di essere una persona che insieme a tanti altri prova a concorrere a governare meglio la società in cui vive,
partendo dai bisogni del buon padre di famiglia e dalle indicazioni che le famiglie sanno dare per il bene di una società e del loro paese. Ritrovo Rita Mesiti dopo tanto tempo, un abbraccio a Rita, saluto Alessandra Tumino che dice sono i governi che ci hanno messo in queste condizioni. Saluto Silvio Restelli, saluto Angelo Sky, si firma così, che dice che sono grasso perché mangio bene con i nostri soldi, ma no, non proprio, insomma. Ricordo che nella vita io ho fatto 8 mesi parlamentare, e non ho alcun vitalizio. Saluto Paola Porreca, saluto Costantino Montebove che dice giustamente lo straniero onesto e lavoratore è sempre ben accetto. Ovvio, lo straniero che viene a delinquere deve essere cacciato. È abbastanza ordinaria come idea quella di Montebove. Qui ormai l'ovvio è diventato qualcosa di incredibile. Maria Polizzi dice anche a Siracusa c'è paura ad uscire, ce n'è tanta. Giovanni Palestrini dice il 39% è un dato drogato dal fatto che la maggior parte degli stupri non sono denunciati, ma sono perpetrati da italiani, in particolare fra le mura domestiche. Insomma, gli stupri sono quelli che sono denunciati. 2.333, 904 sono operati da stranieri. Questi sono i dati ufficiali, non è che cito nulla, cito i dati del Ministero della Giustizia. Poi dopo, se la gente vuole inventare altri dati, per carità. Saluto Emiliano Velasco, Giuseppe Focone, altro che accordo con le famiglie, questi la vogliono distruggere la famiglia e fanno politica antifamiliare da 30 anni e ha ragione perfettamente Giuseppe Focone, assolutamente. Saluto Alex Zino, lo Stato per primo deve essere padre di famiglia, Gabriella Maiglia, coraggio, apriamo circoli del popolo e della famiglia in tutta Italia, è una questione di coscienza, forza, lo dico a tutti. Seguite il quotidiano La Croce, dove oggi facciamo questo tipo di riflessioni. Se potete abbonatevi, così ci darete una mano. Iscrivetevi al Popolo della Famiglia, diventate iscritti al Popolo della Famiglia sul vostro territorio, fate un piccolo circolo, un cenacolo, incontrate 3-4 amici, parlate del Popolo della Famiglia magari un giorno a cena o davanti a un caffè e formate il primo gruppo, il primo circolo del Popolo della Famiglia sul vostro territorio. Antonella Savina dice: io segnalo qualsiasi cosa che non funziona, ma le forze dell'ordine nel mio municipio intervengono. Ho un figlio di 16 anni e vivo nella paura ogni volta che esce. Questa è la gente, eh? Questi siamo noi. Il Popolo della Famiglia serve come presidio sul territorio per dare una mano alla famiglia che si sentono in queste condizioni. Saluto Antonella Bagno: se non c'è lavoro è chiaro che tutta questa gente viene arruolata da spacciatori e malavita. Abbastanza semplice la riflessione di Antonella, è ovvio, è così. C'è Bruno Rizzo, c'è Cinzia Gioia, Massimiliano Esposito sta discutendo con un Giovanni che non ho capito bene quale Giovanni sia. Saluto Silvia La Rosa, buongiorno Maria Di Norfi e buongiorno a te Silvia. Emanuela Pongiluppi Leuteri, radicare il Popolo Famiglia sul territorio, scrivere al nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, nicolaroma@hotmail.com per tesserarvi. Se fate poi su internet, su Google, ricerca tesseramento Popolo della Famiglia, trovate anche tutte le modalità per iscrivervi direttamente al Popolo della Famiglia. Saluto Leonardo De Stefano. Il problema è che chi ci governa vive staccato dalla realtà o fa finta e non conosce i problemi reali. Vivono in un altro mondo. Il loro problema sono solo i soldi e i vitalizi. Poi chi se ne frega. Poi è vero, eh? Poi è vero. Cioè la percezione che loro hanno del problema migratorio, vivendo dove vivo io, per esempio, io vivo al centro di Roma, lo percepisco in maniera diversa da chi vive a Torpignattara, in questa città. È un dato chiaro, evidente. Non è che quelli di Torpignattara sono ignoranti e quindi io li devo sfottere come fa Repubblica oggi, dicendo che hanno un grado basso di scolarizzazione. No, non hanno un grado basso di scolarizzazione, quelli hanno gli spacciatori sotto casa, le mignotte sotto le strade, gli stupri, le rapine, quello hanno. E evidentemente noi all'Argentina ne abbiamo di meno. Allora, il dato è che o noi riusciamo a comprendere che queste esigenze poste sono esigenze reali delle famiglie italiane, oppure continua a fare ideologia e io non voglio che si faccia ideologia, non voglio che ci si schieri con una maglietta. Io sono nel PD, quindi viva lo straniero. Io sono nella Lega, quindi sparato allo straniero. Io molto semplicemente vorrei un ragionamento sui dati, guardare i dati,
guardare ciò che fa bene o fa male alla società, e penso che i dati che ho evidenziato facciano male alla società, e visti e considerati questi dati, studiare le soluzioni possibili per ridurre la presenza del male nella nostra società. È sbagliato? È ideologico? È bigotto? Lo faccio perché sono un cattolicone bigotto e dalle scarse vedute? Io penso che il popolo e la famiglia rappresenti da questo punto di vista un'alternativa seria. Un'alternativa seria al dibattito ideologico viva lo straniero perché sono del PD, sparate allo straniero perché sono leghista. Allora noi vogliamo fare, come dire, attività di concretezza, di presenza sul territorio, di ragionamento, in serenità cristiana, quindi con uno spirito di accoglienza che ci anima, ma guardando gli elementi veri. Mauro Chialasti dice: Torpignattara è ormai una città dell'India, è un po' del Bangladesh. Bisogna avere elementi evidenti. Dustin Lieber dice: purtroppo i dati dipendono da chi li ha dati. No, i dati sono dati, i dati sono Istat, i dati sono reali, ma poi basta camminare. Penso che chiunque abbia esperienza sappia di cosa stiamo parlando. Costantino Montebove chiede se Ilvo Diamanti, che ha scritto su Repubblica questo articolo oggi, abbia mai ospitato uno straniero in casa sua o abiti in un quartiere dove all'angolo c'è il gruppo di spacciatori marocchini. Allora, bisogna andare molto semplicemente a guardare i dati dei problemi e a proporre soluzioni ai problemi. Questo fa un movimento come il nostro, che ha un approccio non ideologico ma di programma all'elemento maligno della società, perché sappiamo discernere tra bene e il male. Passiamo da questo elemento del discernimento per poter indicare politiche e prassi che fanno sì che le cose possano andare in una direzione migliore. Allora, questo lavoro noi lo dobbiamo compiere con intelligenza. Come dice Alessandra Dumino, le mignotte sono solo povere sfruttate, schiave della prostituzione, rischiano la vita, esattamente. Stiamo parlando di 115.000 donne schiave utilizzate e gestite dal racket, che utilizzano donne straniere per strada per dare, come dire, risposta a una domanda di sesso a pagamento che proviene da 9 milioni di italiani. Ma se c'è un attacco a quei racket, possiamo immaginare, è successo in Svezia, è successo in altri paesi, dove l'attacco alla clientela e al racket ha prodotto, non con la liberalizzazione della prostituzione, ma con l'attacco alla prostituzione, e dunque per il rispetto della dignità della donna, una diminuzione del fenomeno. Non è possiamo cancellare i fenomeni, evidentemente, ma ridurli fortemente sì, se lavoriamo nella giusta direzione. Se invece il lavoro è cedere ai fatti, cioè i giovani si drogano, cediamo a questo fatto, liberalizziamo la droga, oppure gli uomini vanno a prostitute, cediamo a questo fatto, diventiamo stato pappone che dà le prostitute libere e l'opzione di prostituzione alle donne come fosse una qualsiasi professione su cui si pagano le tasse, e così facciamo il contrario del percorso che il popolo e la famiglia invece propone, che ha anche una valenza di etica sociale evidentemente più alta, più ampia, più significativa. Stefano Sigali dice: la coscienza chiama, diamo credito al popolo e alla famiglia, e noi del popolo e della famiglia organizziamoci sul territorio per farci conoscere, che è un elemento fondamentale. Se il 100% degli italiani conosceranno il simbolo del popolo e della famiglia, certamente 3 o 4 su 100 ci voteranno. Quindi il nostro lavoro come militanti del popolo e della famiglia è far conoscere il popolo e la famiglia, come si fa? Per esempio facendo conoscere le trasmissioni del popolo e della famiglia TV. Per questo, in questo momento, sono di nuovo a chiedervi un mi piace alla diretta, una condivisione della diretta sul vostro profilo e un invito ai vostri amici a seguire la diretta di Stampa Evangelo. Marcello Baldini dice: a Ravenna da anni esiste un quartiere che noi definiamo il Bronx. Edoardo Leone: a Torpignattara abbiamo una scuola, la Carlo Pisacane, nella quale la maggioranza assoluta degli allievi è straniera, e da anni non si festeggia il Natale. Roma, culla della cristianità, maggioranza assoluta degli scolari è straniera, da anni non si festeggia il Natale. Saluto Francesco Bellingardi, saluto Nino Iraci, bravissimo Mario, quanto è gustoso ascoltare un ragionamento fondato sulla sapienza umana rispetto alle tante ciarle che subiamo da parte di questa classe politica inetta e cialtrona. Un caro saluto a te,
Caro Nino, saluto Antonella Savina, grazie per aver parlato dei problemi delle periferie. Qui a Tor Pignattara si vive nell'illegalità, nell'insicurezza e nel degrado. Ci vogliono regole per far funzionare una società. Saluto Alessandra Mondelli, la resa degli italiani è la nostra rovina. Rialziamoci e torniamo a essere un popolo unico al mondo per umanità e accoglienza, senza svenderci. Federico Pieroni dice che si vuole usare le scorciatoie diaboliche per risolvere i problemi, non si risolvono così, si peggiora solo. Saluto Anna Ciappa, a Mauro Chialassi fa i complimenti a Leonardo. Allora, c'è Anna Scapin, dice oggi riesco a seguire la diretta, il popolo, la famiglia è la nostra ultima speranza che cambi qualcosa in questo paese, è dura ma niente è impossibile, addio. Italia Pedimonte dice i comici stanno nel Movimento 5 Stelle ed è un dato di fatto. Allora vi chiedo, l'ha fatto anche Vittoria Polacci in questo momento, di condividere la diretta della puntata di oggi di Stampa e Vangelo sul vostro profilo, di invitare i vostri amici a seguirla, è un modo con cui noi facciamo conoscere il popolo e la famiglia a più persone possibili. Fate anche un mi piace perché questo stimola l'algoritmo, diciamo così, a dare domani la notifica a più persone per far sapere che andiamo in diretta. Saluto Elena Perduca che dice Salvini non dice sparare allo straniero, sì certo, estremizzavo per far capire la battaglia di tipo ideologico, diciamo, insomma. Saluto Luisa che è arrivata ora, che ha fatto, ha tolto il simbolo del popolo e famiglia Luisa dal proprio fotoprofilo. Bisogna metterlo, anzi invito tutti, visto che siamo a 6 mesi alle elezioni politiche, a utilizzare come fotoprofilo, se siete militanti del popolo e della famiglia, il simbolo del popolo della famiglia. Io lo faccio per primo, sapete che la mia fotoprofila non c'è, è la mia fotoprofilo, è il simbolo del popolo e della famiglia. Monica Consigliere chiede, vorrei comprare il tuo libro, si può trovare su internet? Si troverà su Amazon dopo la presentazione del 23 settembre che facciamo con Costanza Miriano alla Festa Nazionale di Riolo Terme, ore 15.30, Festa Nazionale Quotidiano La Croce, non mancate, sarà un grande evento, cominceremo da lì. Dopo la presentazione ufficiale che facciamo il 23 settembre, il libro sarà disponibile, ovviamente penso che Amazon in un giorno ve lo porta a casa, insomma, quindi arriviamo con un po' di pazienza, aspettare questi 10 giorni, sono impaziente anch'io, sappiatelo, ho dato il visto si stampi 2 giorni fa, l'11 settembre, a O capiamo o moriamo, fra 10 giorni lo presento alla Festa Nazionale della Croce, il mio bambinello, diciamo così, presentato in pubblico, e dopo quel weekend, dopo il weekend della settimana successiva, il libro sarà disponibile anche attraverso l'ordinazione in tutte le librerie o molto facilmente ordinandolo via Amazon. Daniela Grechi dice tutti a Riolo Terme, ed è una buona ipotesi, una buona idea. Troviamoci tutti a Riolo sabato alle 15.30 per ascoltare Costanza Miriano, oltre che per vedere fisicamente, anch'io per la prima volta, il libro stampato. Luisa dice che rimetterà il simbolo del popolo della famiglia come propria fotoprofilo, brava Luisa, lo faccio da quando ho fondato con Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo e tutti gli amici all'Assemblea Costituente l'11 marzo 2016, il popolo della famiglia, da quel giorno la mia fotoprofilo è il simbolo del popolo della famiglia. Quindi se volete, se potete, fatelo anche voi per far conoscere questo simbolo, perché poi vi chiederanno ma che cos'è, cosa non è, e questo è un modo per far conoscere il simbolo del popolo della famiglia. Mari De Cristoforo scrive, avevo deciso di non votare più, con il popolo della famiglia faccio un ultimo tentativo, grazie davvero Mari. Vittoria Polacci dice vi aspettiamo il 7 ottobre a Forte dei Marmi, il 6 ottobre invece sarò ad Arezzo, poi comincia tutto il tour in giro per l'Italia, il 20 mi pare sono a Terni, 20 ottobre, insomma avremo un sacco, il 13 di novembre a Milano al Palazzo delle Stelline, insomma avremo un sacco di appuntamenti in tutta Italia. Elena Perduca, come me, è figlia della prima extracomunitaria arrivata in Italia nel 1950, era argentina di Santiago.
Mia mamma no, mia mamma arriva nel 67, quindi sì, arrivi prima te, diciamo. Questo per ricordare che, insomma, abbiamo radici, ecco, io ho radici extracomunitarie e passaporto extracomunitario, quindi non possiamo essere razzisti proprio per struttura. Ragionatori sì, però ragionare sulle esigenze di una popolazione non è essere razzisti, è avere a cuore le sorti del proprio popolo e della propria patria. Federico Pieroni mi incontrerà a Terni il 20, allora, di ottobre. Facciamo la presentazione di Occapiamo Moriamo il 20 ottobre a Terni. Io intanto vi saluto per la puntata di oggi. Ci ritroviamo come sempre domani alla stessa ora con Stampa e Vangelo. Fate un ultimo mi piace, un ultimo condividi alla diretta di oggi. Fateci arrivare a più persone possibili. Questo è il lavoro di militanza delle 9 del mattino, diciamo così. Poi la militanza prosegue tutto il giorno attraverso la nostra costruzione del quotidiano La Croce di domani. Spero che voi vogliate leggerlo. Abbonatevi al quotidiano La Croce se non l'avete ancora fatto, per leggere tutti i giorni l'elaborazione e il lavoro che svolgiamo, appunto, dal punto di vista anche teorico sul quotidiano. Seguite tutte le trasmissioni del Popolo Famiglia TV. Grazie a Manuela Pongiluppi Euteri, grazie a Francesca Centofanti per il coordinamento editoriale. Noi ci ritroviamo domani, come ho detto, sempre alla stessa ora, 8 e qualche minuto, insomma, con la Pongi che poi mi frusta perché arrivo in ritardo, ma insomma, la vita ha le sue esigenze, ci sono mogli, figli, qualche volta la sveglia suona tardi, insomma, succede. Abbiate pietà, un abbraccio davvero a tutti, a Massimiliano Amato e attraverso lui a Gianfranco Amato, ad Anna Del Guerra che ha appena scritto, Nicola Di Matteo, eccolo qui. Un abbraccio a tutti, un mi piace, un condividere la diretta, cercate di farla percepire, diciamo così, a più persone possibili. Mi saluta anche Davide Incandela da Palermo, Ivana Occhiena, Giancarla Zeni e Anna Russo e tutti gli amici a cui ricordo, se siete militanti del Popolo della Famiglia, mettete la foto profilo del simbolo del Popolo della Famiglia. È un elemento importante di identità, ci fa anche riconoscere tra noi, è un elemento estremamente rilevante di una battaglia che nei prossimi 6 mesi deve far condurre gli italiani, 1 milione di italiani almeno, a mettere una croce proprio su quel simbolo alle prossime elezioni. Perché? Perché forse siamo l'ultima opportunità e possibilità per salvare l'Italia, non per giudicarla, non siamo nati per giudicarla, siamo qui per salvarla. Grazie a tutti, da Maria Di Nolfi, alle 20 oggi, fatemi dire, che Danilo Leonardi, che qui si firma Edoardo Leone, esordisce sul Popolo Famiglia TV stasera alle 20 con la sua trasmissione, un esordio importante a cui faccio un bocca al lupo. Bravo Danilo, contentissimo di averti tra i conduttori di Popolo Famiglia TV, ore 20 oggi dalla pagina di Popolo Famiglia TV, a cui chiedo a tutti voi, c'è una pagina della Popolo Famiglia TV. Iscrivetevi, fatemi un mi piace a quella pagina perché da quella pagina vanno in onda tutte le trasmissioni di PDF TV. Dunque, fate questo, andate a cercare la pagina Popolo Famiglia TV. Oggi c'è l'esordio alle ore 20 di Danilo Leonardi come conduttore. Dunque, mettete un bel click e fate un mi piace alla pagina PDF TV per essere certi di essere aggiornati da tutte le trasmissioni che vanno in onda. Marcello Baldini dice: mai tolta la foto profilo del Popolo Famiglia, fammi vedere. C'è il simbolo, io ho la faccia di Marcello Baldini, non vedo il simbolo. Devi mettere il simbolo al posto della foto profilo. Questo è l'elemento che chiediamo in questo avvio di campagna elettorale che durerà 6 mesi. Emma Rosa Varotto dice che qui a Stampa e Vangelo ci sono sempre degli argomenti belli. Grazie per il complimento, cara Emma Rosa. Un abbraccio a tutti voi. Forza alle 20 oggi, fate un bel caloroso in bocca al lupo facendovi vedere e sentire alla diretta di Danilo Leonardi, dalla pagina Il Popolo, la Famiglia TV, e come dice Anna Scapin. Grazie e a domani.